Buonasera a tutti e benvenuti alla prima puntata di Casa Sanda. Oggi giochiamo fuori casa, una partita difficile tra Mai Volley di Bareggio e i nostri colori di Sanda Volley. Abbiamo con noi, prima dell'inizio della partita, il nostro presidente. Cosa ne pensa di questa nuova iniziativa del canale YouTube, dei social network che partecipiamo e condividiamo, insomma, questa esperienza Sanda Volley? Cosa penso dei canali? Mettiamo un vicino, che sennò non si sente bene. Tutto quello che si fa per le nostre ragazze è più che positivo. I canali, certo, poi qui abbiamo la possibilità di poi interagire con tutte le nostre ragazze e spero anche con tutti i nostri tifosi, che voglio vederli numerosi già a partire da sabato prossimo. Bene, partita questa di oggi, siamo primi a 6 punti, possiamo andare in testa a 9. Come vede questa partita? Possiamo, hai detto, usato il condizionale, è giusto. Non conoscendo l'avversario, alla fine partita saprò dirti qual è il nostro risultato. Perfetto. Non fare così, Presidente, la ringraziamo e la aspettiamo per la prossima puntata. Senz'altro, non mancherò, e con una maglietta Sanda anche. Grazie a lei. Via. La terza giornata propone già il primo scontro al vertice tra due neopromosse, pronti via, ed è subito Sanda 4-2 e 9-3 con il coach avversario che è costretto a sprecare due time out, ma cambia poco nulla perché è un monologo Sanda, sì, che vola sul 14-7 grazie agli attacchi efficaci di Ville Passoni. Ma è tutta la squadra a giocare in un modo ordinato ed efficace. Tutto facile quindi, nemmeno per sogno, ed infatti il risveglio è piuttosto brusco. Nel secondo parziale infatti è Palumbo a dover utilizzare subito i tempi, sul 2-6 e sul 14-7. La Sanda ha timidi segnali di ripresa, ma è troppo tardi, 25-18, e i padroni di casa impattano sull'1-1. I timidi segnali del secondo parziale sono invece fortissimi nel terzo. Inarrestabile la Sanda, trascinata dal capitano. 25-11 è un punteggio che non lascia spazio a nessun tipo di commento. Stesso copione nel quarto set, dove Passone è il top scorer, ma è l'intera squadra a giocare una buona pallavolo. Il miglior giocatore è sicuramente Villa. Ora siamo in due squadre a guidare la classifica. Ma è già tempo di pensare alla prossima. Tra le mura amiche del Palamanzoni ci aspetta la pallavolo giovanile Milano. Abbiamo oggi il nostro coach Gianpaolo Palumbo. Buonasera coach. Buonasera. Coach, a differenza delle scorse partite in cui siamo partiti, insomma, un po' più contratti, insomma, oggi invece abbiamo visto un primo set abbastanza, insomma, con un atteggiamento abbastanza grintoso e giusto, insomma, seguendo anche un po' quelle che sono le sue direttive. Un secondo set ho calato e poi siamo riusciti a dilagare nel secondo e nel quarto set. Come commenta questo atteggiamento? Allora, io direi, intanto bisogna dar merito agli avversari di aver giocato un secondo set migliore. Ci siamo trovati con le formazioni in una posizione per noi sfavorevole quando sono riuscito a risistemare le cose come il primo set, poi la strada si è aperta da sola, però non bisogna togliere merito all'avversario che ha giocato un gran secondo set. Noi abbiamo fatto fatica perché, come sempre nella pallavolo, alcune rotazioni ti mettono in difficoltà, dipende sempre da come si studia la partita e da come la si interpreta. Bene, allora siamo stati molto incisivi in battuta, a tratti però anche molto fallose. Come spiega questi errori, insomma? Ma sicuramente sulla continuità in battuta dobbiamo ancora lavorare e crescere.
anche se rispetto all'inizio dell'anno siamo comunque migliorati tantissimo, anche sotto questo punto di vista. Bisogna solo dare un briciolino più di continuità, perché ci sono delle situazioni favorevoli che potrebbero portare altri punti e invece ci perdiamo perché forse ci pigliamo troppi rischi quando non è il caso. Tante volte la battuta bisogna solo buttarla nella zona giusta e l'evoluzione del gioco è già conosciuta. Bene, anche se adesso siamo ancora all'inizio, insomma, del campionato, però iniziamo a vedere i primi scampoli di bel gioco, ok? Soprattutto si intravede il collegamento muro-difesa. Beh, questo sicuramente è stata sempre una delle caratteristiche delle mie squadre, se posso dire, ci spendo anche molto tempo in settimana. Che dire, adesso abbiamo ancora visto poco del campionato perché abbiamo incontrato due squadre progetto giovanile, quindi un test per noi poco probante, mentre questa partita già poteva essere un banco di prova diverso e devo dire che ne siamo usciti nel migliore dei modi. Bene, quindi insomma una sintesi della partita è più di merito dell'avversario o merito soprattutto? No, grande merito delle ragazze e della preparazione anche della partita, perché come si è dimostrato bastano poi delle rotazioni non favorevoli per andare in difficoltà. Noi abbiamo impedito loro gradualmente di giocare, loro hanno un bel gioco al centro che si è visto in particolare nel primo e nel secondo set, però è andato via via spegnendosi su delle scelte che abbiamo fatto di volta in volta. Quindi merito alle ragazze, merito anche dello staff tecnico che ha preparato la partita nel migliore dei modi, anzi un complimento a Roberto Sala che fino alle 3 questa notte era a lavorare sui dati della partita. Coach, complimenti per la partita, complimenti. Grazie. Per il suo lavoro. La ringraziamo e l'aspettiamo per la prossima puntata. Alla prossima puntata. Grazie. Grazie a lei, buona serata. Ancora da Bareggio, per la prima puntata partiamo col botto, abbiamo qui con noi il nostro capitano Eleonora Villa. Ciao Eleonora. Ciao. Complimenti perché è stata una partita difficile, te hai giocato, si è visto molto bene, insomma, a caldo, le tue impressioni sul match e sulla prestazione? Vabbè, eravate lì sul pubblico, avete visto, il problema principale è stata la ricezione, avevamo degli avversari che battevano bene, mi ha messo il primo, soprattutto il secondo, a ingranare un po' in appunto in ricezione, poi ci siamo regolate e di conseguenza è andato tutto bene, anche perché abbiamo iniziato a lavorare bene dalla battuta e basta, il problema principale è stata la ricezione e noi abbiamo lavorato bene in battuta, poi di lì la partita è andata una meraviglia. E quest'anno hai cambiato gruppo, quindi arrivi da una serie B2 con un altro gruppo completamente diverso, hai vinto il campionato anche l'anno scorso, quindi in serie B2, arrivi in un nuovo gruppo, come vedi questo gruppo? Benissimo, alla fine gli unici due innesti sono stati io e Serena, però conoscevamo già tutte le compagne, loro affiatate tantissimo, anche loro l'anno scorso hanno fatto la loro promozione in Serie D, meritata, e io e Serena non abbiamo fatto altro che inserirci in un gruppo bello dove si lavora molto bene, soprattutto in allenamento, tutte abbiamo voglia di vincere questo campionato e vedremo cosa succederà. Buon gruppo. In tutto, in spogliatoio e anche come lavoro, ovviamente sono diversi i livelli B2 e Serie D, ma stiamo lavorando veramente bene e abbiamo le possibilità per fare bene. Ok, infermiera di professione, pallavolista, insomma giocatrice di pallavolo per passione, come riesci a conciliare queste due attività? Grazie alla Sanda, nel senso che penso sia l'unica società che accetta queste condizioni, io sono una turnista. Quindi capita che manco a un allenamento, capita che ne manco a tutti e tre, però in questo caso c'è la disponibilità della società. C'è disponibilità della società e dall'altra parte anche disponibilità della caposala che mi sta venendo incontro. I sabati per le partite tendenzialmente mi aiuta lasciandomi un po' liberi, mettendomi magari il primo turno e con gli allenamenti quello che riesce. Alcuni riesco a farli, ci sono settimane che riesco a farli tutti, altre settimane che no, però va così, ho la fortuna di giocare in una società che
che accetta questa mia condizione, quindi per quest'anno ho proseguito. Bene, quindi siamo primi in classifica a 9 punti, partita oggi vinta 3-1. Demerito delle avversarie o magari un po' più di merito nostro? No, no, assolutamente merito nostro. Cioè, il secondo set secondo me l'abbiamo perso un po' per bravura delle avversarie in battuta, un po' per demerito nostro, siamo calati un po' di concentrazione, in ricezione non eravamo molto organizzate, però assolutamente merito nostro. Dopo siamo riusciti a riprenderci, a lavorare bene in contrattacco, in battuta e basta. Grazie Eleonora, grazie al capitano. Prego. Questa puntata è finita, vi aspettiamo sul nostro canale YouTube, Sanda Volley Inside, settimana prossima, senza impegno. Grazie a tutti, buona serata.